La differenza fra microbiota e microbioma, allora io me li confondo sempre e quindi ho usato un trucco mnemonico che abbassa la coda tu, no? Se no non mi si vede. E il trucco mnemonico è il seguente. Allora, il microbioma è il genoma batterico, quindi costituisce la base di arricchimento del genoma di un sistema complesso. Ogni sistema complesso, cioè un sistema pluricellulare organizzato, come può essere un rettile, un anfibio, un mammifero, quindi tutti i sistemi complessi, pluriorganizzati con cellule diverse, hanno un loro microbioma, ossia una flora microbica saprofitica che apporta tutta una serie di informazioni genetiche costituite dalla sommatoria del DNA ed RNA dei vari microrganismi. E non consideriamo solo l'aspetto batterico, ma anche virale, ok? Che sono, i virus sono frammenti di DNA o mRNA o di RNA che vengono espulsi dal nucleo e da tutto quanto il metabolismo cellulare, ok? Quindi microbioma è il bioma, è connesso al genoma e quindi è tutto l'aspetto genico. Invece il microbiota è l'insieme di tutte le varie popolazioni batteriche. Il microbiota deve essere numeroso e variegato. In questo modo garantiamo al sistema complesso una ottima capacità di difesa, perché il microbiota è per l'appunto il primo e principale meccanismo di difesa per un sistema complesso, ok? Si forma gradualmente, via via che il piccolo di qualsiasi specie esso sia viene a contatto con l'ambiente, con gli alimenti, con le piante, i sassi, la terra, tutto l'ambiente esterno, e così si forma il microbiota e con esso un microbioma diverso.